Bentrovati, bentrovati a tutti. Ci ritroviamo dopo qualche mese di stacco temporaneo, per quanto avessimo comunque preannunciato la ripresa di questi nostri appuntamenti, che come avevo già preannunciato così nei lanci preliminari che ci sono stati appunto nelle settimane scorse, riprende appunto il tema del benessere a tavola e che quest'anno abbiamo voluto chiamare Benessere a Tavola Lab, perché incentrato non soltanto su un fatto meramente teorico, ma anche su un fatto più squisitamente pratico, che è quello di andare poi a realizzare operativamente ciò che in teoria spesso appunto abbiamo detto, abbiamo specificato nei dettagli clinici, ma che poi deve anche trasferirsi appunto in una praticità reale, che poi è quello che tutti quelli che ci hanno seguito ci hanno chiesto ripetutamente, persino incitandoci in qualche modo a riprendere appunto queste trasmissioni finalizzate proprio a creare, a dare chiarezza rispetto appunto alle grosse problematiche, alle grosse tematiche dell'alimentazione e soprattutto delle correzioni dei disordini alimentari che possono a loro volta ingenerare, questo lo abbiamo detto più volte nell'arco delle trasmissioni precedenti, ingenerare diciamo percorsi evolutivamente cronici in termini proprio di infiammazione. Quindi quell'ambito diciamo ampiamente esplorato e che riesploreremo da capo in occasione appunto di queste nostre trasmissioni, che è appunto l'ambito delle cosiddette malattie infiammatorie da alimenti. Ma da dove si parte? Partiamo dal discorso delle diete, partiamo dall'ambito preciso sul quale poi andremo a sviluppare appunto dalla teoria alla pratica e cominciamo a definire quella che è una giusta via tra la moda e la salute che ovviamente non può rifarsi a standard molto spesso fai da te, torneremo sull'argomento oggi, che non portano o se possono portare a qualche miglioramento temporaneo, sicuramente nel tempo non portano a risoluzioni definitive e credibili di eventuali stati patologici. E d'altro canto sempre più si consolida l'idea che è da un intestino sano, tanto per partire esattamente da quello che è l'ambito maggiormente coinvolto in questo discorso, da un intestino sano che dipende non solo il nostro complessivo stato di salute, ma lo diremo poi via via anche nelle prossime trasmissioni, anche le modalità dell'invecchiamento, perfino la longevità. Ora, quando il consumo di alimenti segue percorsi rutinari, consueti, ripetitivi, o quando si intraprendono appunto quelle diete fai da te, di cui parlavo prima, fondate sulla eliminazione talvolta indiscriminata, non corretta, non razionale di determinati alimenti dai menu settimanali, una serie di fattori, tra i quali per esempio la complessità o la biodiversità di quel microbiota di cui più volte abbiamo parlato in occasione delle trasmissioni precedenti e che ritornerà frequentemente in questi nostri prossimi appuntamenti, ecco, una serie di fattori tra i quali appunto il microbiota, risentono appunto di queste alterazioni o comunque di queste correzioni non congrue, talvolta anche pesantemente, con il conseguente instaurarsi di squilibri di vario genere, di varia natura, per i quali potranno rendersi indispensabili opportuni provvedimenti correttivi che devono essere, attenzione, anche questo è un altro motivo conduttore di queste nostre trasmissioni, provvedimenti correttivi che devono essere assolutamente modulati, variamente modulati a seconda dei casi. Quindi ci muoviamo sull'ambito preciso anche della dietetica e la nutrizione personalizzata. Gli ambiti sono davvero tanti, ci sarebbe da parlare davvero per settimane. Condivido queste mie trasmissioni, queste mie dirette, almeno le dirette del Benessere a Tavola Lab, con persone che con me collaborano da anni e che si occupano appunto di nutrizione clinica, la dottoressa Dominga Maio e la dottoressa Ilaria Vergallo, che voi tra l'altro già vedete. Bene, condividiamo questa comunicazione, nel senso che al di là di quelle che possono essere le premesse teoriche, scientifiche di un certo discorso che andremo a sviluppare, poi ci sono appunto
gli approfondimenti più specifici che proprio nell'ambito del discorso delle diete fai da te, dei rischi delle diete fai da te, dei deficit nutrizionali che da questa condizione possono derivare, ecco, proprio di questo voglio dire ci parleranno, in particolare ci parlerà di questo la dottoressa Maio, alla quale subito cedo il microfono per una sua lettura appunto di questo fenomeno del fai da te. Grazie professore. Buonasera a tutti, bentrovati a questi appuntamenti live. Il tema che affrontiamo oggi è un tema abbastanza complesso, perché il fai da te nelle diete è ormai un'abitudine abbastanza diffusa. A volte pensiamo di avere delle abitudini corrette, però in realtà sono il contrario. Infatti, quando di solito uno si approccia alla volontà, alla voglia di perdere peso, la prima cosa che fa è quella di ridurre in maniera molto, molto drastica le porzioni. Pratica naturalmente sbagliata, perché diminuire la quantità di cibo assunta e quindi le calorie introdotte provoca un rallentamento del metabolismo. Esistono anche altre convinzioni errate che, se praticate o se addirittura possono anche non farci perdere peso, ma addirittura ingrassare. Per esempio, quando si pensa che iniziare una dieta significa mangiare solo verdura, questo può portarci invece ad avere l'effetto opposto. Purtroppo poi si aggiungono a questo i costanti bombardamenti che vengono dati da proposte di scelte alimentari le più diverse. La prima regola quindi è sempre il buon senso, e la seconda, ma evitare drasticamente di consultare il web, perché mangiare bene è importante soprattutto per la nostra salute, in modo tale che si possano così prevenire delle malattie che possono anche essere abbastanza gravi. Bisogna diffidare delle diete che promettono miracoli. Nel corso degli anni ne abbiamo lette di qualsiasi tipo, dalle immagini si può vedere, esisteva la dieta del minestrone, la dieta del kiwi, la dieta del gelato, ma dietro queste immagini, la vera storia insomma della dieta fai da te, come vediamo nella seconda immagine che ho preparato, nasce proprio dall'esigenza di avere degli obiettivi di perdita di peso che non sono realistici, che portano poi a diete ipocaloriche, a diete sbilanciate, le quali a loro volta incrementano sempre di più il numero dei fallimenti. E questa è poi cos'è? È la miccia che fa incentivare alla ricerca di nuove diete, diete naturalmente sempre più alla moda. Ma sono tutti regimi che non fanno altro che creare degli scompensi, creare squilibri nel nostro organismo, determinando così delle carenze nutritive che possono essere molto molto dannose. Il peso poi che si perde all'interno di una settimana o all'interno di quei 10 giorni di restrizioni lampo e soprattutto acqua e tono muscolare, e quindi ciò provoca un effetto boomerang. Cioè, una volta terminata la dieta, sarà sicuramente diminuito il metabolismo basale, tutti i chili persi saranno ripresi e naturalmente con gli interessi. Quindi l'unica vera dieta, l'unica dieta efficace è quella che naturalmente comprende uno stile di vita sano, corretto, la presenza di attività fisica durante la nostra giornata, e soprattutto deve essere altamente personalizzata. Dobbiamo prima di tutto cancellare la parola detox. Si parla continuamente di diete detossificanti, ma se noi infatti andiamo a scrivere sui vari motori di ricerca esistenti appunto la parola detox, troveremo pagine con diete super depuranti, super efficaci, che in realtà non è niente vero. Alcuni alimenti sono sicuramente alimenti diuretici, altri possono sicuramente avere meno calorie rispetto a tanti altri. Altri ancora possono darci quella sensazione di sgonfiore, no? In corrispondenza dell'addome, ma il concetto di detox non esiste. Altra cosa importantissima è quella che non dobbiamo escludere nessun alimento, se non per motivi medici che sono naturalmente accertati. In molti decidono dalla sera alla mattina di
andare a stravolgere la loro giornata alimentare. Decidono di eliminare alcuni tra gli alimenti che secondo loro fanno ingrassare e decidono, per esempio, di eliminare totalmente il glutine, dicendo non mangio carboidrati perché senza carboidrati sto meglio, oppure non mangio la pasta perché altrimenti la pasta mi fa ingrassare. E così cosa fanno? Vanno ad inserire nella loro alimentazione alimenti come il riso, amidi, alimenti pieni di zucchero che non fanno altro che andare ad alzare la glicemia. Quindi la morale è, a meno che non si abbiano delle intolleranze, delle patologie specifiche, non bisogna mai escludere nulla dalla nostra dieta. Altra cosa importantissima è il digiuno. Allora, ultimamente internet ci propina tante nozioni, tante diete. Svela che è appunto il segreto per dimagrire è proprio quello di saltare i pasti. Quindi il digiuno diventa un'arma importante. Il digiuno è un'arma importante, è un'arma però anche molto pericolosa. L'utilizzo in pratica incontrollato di periodi di digiuno, un utilizzo autonomo, rende molto difficile l'approccio naturalmente al cibo. In determinati casi è sempre all'interno di un percorso clinico che viene condiviso con il proprio medico, sotto il controllo di uno specialista. Per periodi limitati il digiuno può essere efficace, può essere un'arma abbastanza importante, ma mai digiunare in completa autonomia. Poi un'altra importante osservazione da fare quando ci si approccia ad una dieta. Che bisogna dare precedenza all'equilibrio tra i nutrienti, non solo al calcolo delle calorie. Perché se noi ci accaniamo sul calcolo delle calorie, è sempre un metodo giusto, però è un metodo giusto fino a un certo punto. Un conto infatti è alimentarsi bene, in maniera equilibrata, un altro invece è basarsi solo sul calcolo. Ricordiamoci per esempio che è diverso nutrirsi con 1200 kcal di buon cibo rispetto a 1200 kcal di snack dolcissimi o pieni di grassi. Quindi meglio sforare le calorie, ma sforandole con verdure, con proteine, che piuttosto che introdurre poche calorie mangiando ad esempio barrette al caramello. Quindi è importantissimo bilanciare poi i singoli pasti in termini di carboidrati, di proteine, di vegetali. Di solito il piatto unico deve essere costituito dal 50% di verdure, dal 25% di proteine e dal 25% di carboidrati. Solo così il pasto è unico ed è completo in tutti i suoi nutrienti. Altra cosa fondamentale è l'attività fisica, cioè ogni sport o attività fisica sono sempre i benvenuti all'interno di uno schema anche alimentare. E dobbiamo poi ricordarci, e con questo mi collego a quello che diceva il prof, che qualsiasi cambiamento che viene apportato alla nostra dieta ha delle ripercussioni sull'equilibrio dell'ecosistema intestinale. Esiste infatti un rapporto che è biunivoco tra dieta e nutrienti in essa contenuti, e soprattutto tra dieta e composizione del microbiota intestinale, ossia di quell'insieme di batteri intestinali che popolano il nostro intestino, poiché ciascuno di essi è in grado di influenzare l'altro. I nutrienti, infatti, che sono contenuti negli alimenti rappresentano substrati per garantire la crescita microbica. Cioè ogni tipo di nutriente ha la capacità di esercitare una pressione selettiva sul microbiota intestinale e favorisce o al contrario può inibire lo sviluppo di alcuni dei migliaia di ceppi batterici che lo compongono. E quindi può conservare l'eubiosi, come può alterarla o indurre una disbiosi. In realtà il nostro ecosistema intestinale non è colonizzato da batteri buoni e batteri cattivi, come appunto si vede sulla bilancia dell'immagine, ma ciò che ogni individuo deve custodire è la diversità microbica, cioè ci devono essere tanti batteri all'interno del nostro ecosistema. E diversità microbica sia in termini di qualità, ma anche di quantità. Perché questo? Perché il microbiota influenza il valore nutrizionale di un alimento, perché spesso va a condizionare le modalità con le quali noi andiamo a metabolizzarlo e quindi ad assorbire nutrienti. Ok, Dalinga, allora ti interrompo solo un attimo perché su questo poi vorremmo tornarci semmai dopo, per dire soltanto questo, che rispetto al tanto che ha detto la dottoressa Maio, ma veramente tanto, e
davvero ha fatto un gran lavoro di sintesi rispetto ad un discorso molto complesso, appare chiaro come tutto quello che ha detto imponga ormai evidentemente, a proposito di quello che dicevo prima della dieta fai da te, imponga la necessità proprio di approdare a nuove conoscenze, obbligatoriamente nuove conoscenze, per le quali, voglio dire, non esiste più il discorso del digiuno, non esiste del digiuno incondizionato, piuttosto che della scelta dello schema alimentare a base di verdure, perché tanto quelle mi fanno digerire, tolgo il pane, mangio le verdure, così va meglio, eccetera. Cerchiamo di smontarla questa costruzione, questo costrutto che veramente non ha un grande futuro, anche perché non è perfettamente coincidente con le logiche del benessere. E quindi tutto questo passi attraverso la formazione di specialismi nuovi, di specialismi molto interattivi tra di loro, che siano capaci di intervenire nelle dinamiche del benessere non solo attraverso pratiche consuete, ormai desuete più che consuete, che comunque non trovano nessuna logica, semmai trovano la logica del creare del problema, un qualche problema in più, voglio dire. Ho interrotto prima Dominga perché poi vorrei un attimo ritornare sull'argomento del microbiota e specificare un po' più nel dettaglio l'argomento che lei in qualche modo aveva toccato adesso. Così come non vanno soltanto stressate le consuete pratiche dell'attività motoria variamente modulata, o magari, perché anche questo si sente dire spesso, dell'analisi e della gestione dello stress, quasi che tutto, comunque, laddove noi non dovessimo capire l'evoluzione di un certo problema, debba dipendere per forza di cose da uno stress, da questo colon irritabile, da questa colite spastica su base ansiosa. Ragazzi, non se ne può più di queste definizioni, la patologia è molto più complessa e tanto più composita, ci sono una serie di, come dire, di condizioni che sono molto soggettive e che variano in maniera drastica da soggetto a soggetto. Ecco, la necessità allora di avviare questi protocolli rigorosamente personalizzati di prevenzione ottimizzata, grazie appunto alle pratiche di quella precision medicine di cui parlava la dottoressa Maio, attraverso protocolli individuali di nutrizione clinica, recupero dell'equilibrio del microbiota, gestione preventiva e riparativa delle malattie infiammatorie che spesso partono dagli alimenti e che, viva Dio, devono farci cancellare l'ipotesi bizzarra e assolutamente non più proponibile delle cosiddette famigerate intolleranze alimentari. Smettiamola con questo discorso delle intolleranze alimentari, cominciamo a ragionare in termini di problematica clinica importante che ha bisogno di un approccio necessariamente non multidisciplinare di soggetti che sanno nozioni, magari si incrociano per caso e decidono di fare un certo tipo di ragionamento a distanza, ma un rapporto interdisciplinare, proprio multidisciplinare, interattivo, fortemente interattivo. Io non saprei fare una dieta, io mi rivolgo alla Maio piuttosto che alla Vergallo per dire: ora abbiamo questo quadro, ne ragioniamo insieme, verifichiamo l'ipotesi di poterla comunque realizzare, perché un conto è l'approccio clinico, un conto è l'approccio pratico, strettamente nutrizionale. E a questo proposito mi ci attacco per avviare anche un secondo ragionamento. Uno dei problemi più assillanti in queste settimane è come impostare correttamente profili nutrizionali post vacanze che, per essere, come dire, efficacemente salutistici, più che, lo diceva prima Dominga, detox, questa famigerato problematica del detox, dovrebbero essere in realtà antinfiammatori e non detossificanti. Non ci siamo intossicati, semmai ci siamo progressivamente infiammati in ragione di uno stimolo alimentare o di più stimoli alimentari che hanno indotto eventi infiammatori, proprio considerando l'oggettiva difficoltà di evitare in tempo di ferie cene in compagnia, gelati piuttosto che granite, il dolcetto dopo pranzo, la prelibatezza ipercalorica ed in vacanza, specialmente dopo la vacanza, l'eccesso di zuccheri e di grassi si fa non soltanto sentire, ma si fa anche vedere, con sintomi fastidiosi, con sintomi diversi, tra i quali soprattutto la pancia gonfia, la ritenzione idrica, il sovrappeso con accumulo di grassi soprattutto addominali. Ora, che il rientrare rapidamente a regime diventi aspirazione condivisa assolutamente non è un mistero per nessuno, ma la sua corretta attuazione risponde a regole precise per le quali sarà indispensabile ridurre che cosa? Introdurre che cosa? Quali misure si rendono necessarie
che non siano fondate sulla buona volontà del singolo, sul sentito dire o sulla fallace comunicazione social. Allora qui interpello l'altra dottoressa nutrizionista, biologa nutrizionista, la dottoressa Vergallo, appunto alla quale chiedo di fare chiarezza su questo, poi ci attaccheremo anche ad alcune domande che nel frattempo stanno arrivando e a cui proveremo a rispondere, perché per esempio un argomento che ritorna è: tolgo il glutine o applico questa famosa dieta chetogenica. Ci vuoi spiegare, Ilaria, di che si tratta? Sicuramente in questi termini si sentono di tutti i colori, dalla dieta quindi adatta al nostro DNA, al nostro gruppo sanguigno, dagli alimenti in grado di innescare il dimagrimento, addirittura quindi tantissimi pasti che possono accelerare il metabolismo, o quindi giorni di dieta, quindi di digiuno, detox, quindi si sentono un casino di dieta a cui vengono attribuiti anche significati, effetti miracolosi. Quindi, ma noi cerchiamo di fare chiarezza adesso. Chi ha intenzione di dimagrire, quindi spesso si affida a diete rette su riviste o diete quindi che vengono tramandate da amici, ma sicuramente chi vuole dimagrire in maniera salutare si affida alla scienza medica, quindi a una dieta che è stabilita poi dopo aver condotto delle indagini preliminari, dopo esserci posti alcune domande, come ad esempio stiamo assumendo le calorie giuste, gli alimenti giusti nella nostra dieta. Sicuramente quindi quello che bisogna quindi comprendere è che come obiettivo non ci dobbiamo solo porre di perdere peso nel minor tempo possibile, perché quando noi cerchiamo di, quando nel momento in cui quindi assumiamo meno alimenti, tendiamo quindi a perdere peso più velocemente, il nostro corpo per difesa tende a rallentare il suo metabolismo, il metabolismo va in una situazione di riposo. Il rischio è quello poi di mangiare nuovamente con le nostre vecchie abitudini, riprendere peso tanto velocemente, far quindi innalzare rapidamente il lago della bilancia, quindi il cosiddetto effetto yo-yo che quindi bisognerebbe evitare. Io andrei direttamente alla prima slide, dove quindi ho indicato qual è il range che dobbiamo considerare nel momento in cui dobbiamo perdere peso, ovvero dovremmo dimagrire dallo 0,5 all'1% del nostro peso corporeo a settimana. Quindi un individuo, un uomo di 80 kg, dovrebbe generalmente perdere tra le 400 e 800 grammi a settimana, mentre una donna di 60 kg dai 300 ai 600 grammi. Quindi, quando nel momento in cui ci dobbiamo approcciare a una nuova dieta, quindi al fine di dimagrire o comunque una dieta salutare, dobbiamo porci delle domande. Prima di tutto, quindi, sono nei range fisiologici con i miei esami del sangue, quindi ovviamente sarà importante capire se come ci siamo alimentati fino a questo momento ha alterato in qualche modo i nostri meccanismi metabolici, quindi alcuni valori, indagini su alcuni valori come ad esempio la glicemia, sono molto importanti perché... ovviamente, quindi, sempre proprio la glicemia tiene conto di come il nostro organismo sta utilizzando quindi in quel momento i carboidrati. Quindi, come sappiamo ad oggi, quindi è noto che ad esempio gli alimenti a basso indice glicemico sono utili non solo nei soggetti diabetici, ma sono utili anche negli individui sani che vogliono quindi perdere peso. Quindi questo fattore è molto importante, come anche quindi il conto dei trigliceridi nel sangue per capire, quindi anche sono direttamente proporzionali alla quantità di alimenti che introduciamo e la qualità degli alimenti che introduciamo nella nostra dieta. Però sicuramente a fare la differenza cos'è? Non è solo lo stile di vita sano, quindi l'attività fisica, una dieta corretta, ma è il nostro intestino. Quindi sicuramente un'altra domanda che ci dovremmo porre è: che tipo di dieta devo seguire in funzione dei batteri che risiedono nel mio intestino? E a questo punto, come ho citato brevemente nella slide 2, sono numerosi gli studi presenti ad oggi che correlano il microbiota intestinale alla dieta e quindi al sovrappeso. Un primo studio, ad esempio, nel 2010 è andato ad analizzare alcune cave che avevano mostravano una carenza di un recettore che era il TLR5 per il TOL altro receptor 5. L'assenza di questo recettore portava in queste cavie un aumento di peso, portava queste cavie ad esempio a sviluppare diabete, malattie epatiche, quindi malattie del fegato. Trapiantando questo microbiota, il microbiota di queste cave, ad esempio in cave, quindi in topolini sani, anche essi, quindi, che prima erano normopeso, iniziavano quindi ad aumentare di peso, a mostrare malattie metaboliche, come ad esempio l'insulina resistenza. Quindi questo proprio a dimostrare quanto quindi sia importante quindi quello che è l'equilibrio intestinale.
nutrizionale, addirittura come possiamo vedere nell'immagine che è presente qui in questa slide, alcuni studi hanno permesso di capire anche che cavie quindi sane con un microbiota sano a confronto con cavie che invece mostravano un'alterazione a livello di microbiota, queste ultime quindi tendevano a parità di dieta ricca in grassi ad aumentare molto di più di peso, proprio a dimostrare quanto quindi sia importante quello che è il nostro intestino, quindi i ceppi batterici presenti nel nostro intestino. Quindi con questo non voglio solo affermare che il sovrappeso, l'obesità sia solo causa di un microbiota alterato, voglio solo quindi ricordare che non possiamo prescindere da quello che è il legame tra microbiota e dieta, quindi tra microbiota e il nostro anche stato di salute. Esempio quindi noto è anche il fatto degli individui che non mangiando pane e pasta, mangiando verdure, comunque tendono ad aumentare quindi il peso nonostante appunto una dieta ricca in verdure, proprio perché nel loro intestino probabilmente c'è un'alterazione intestinale, quindi con maggior presenza di batteri, ad esempio all'attività fermentativa, ma oltre a questo tipo quindi di approccio, quindi come sappiamo al fine di dimagrire ad oggi molti individui tendono quindi un po' per moda, un po' perché ritengono il glutine l'unica causa del loro male, tendono quindi a eliminare il glutine dalla dieta, senza avere una chiara, quindi vera diagnosi, ad esempio di celiachia oppure di gluten sensitivity. Ovviamente tutto ciò quindi non può che portare problemi alla nostra stato di salute. Io nella prima slide ho citato in basso a destra quali sono i test diagnostici per verificare la presenza di uno stato di celiachia o di gluten sensitivity. Sono quindi test serologici, test genetici, la biopsia duodenale, quindi che ci va a confermare una diagnosi di danno intestinale, quindi celiachia, oppure piuttosto il test di provocazione orale al glutine, il doppio cieco, che viene utilizzato per capire quanto glutine quindi deve assumere una persona affetta da una gluten sensitivity. Ilaria, perdonami, sì. Quindi facciamo questa distinzione, lo dico perché... come dire, c'è stata una sorta ci sono delle domande in questo senso. Facciamo una distinzione reale, intanto immediata, tra la celiachia reale, che rimane, questo l'abbiamo detto anche in occasione di una trasmissione precedente, è tutto sommato malattia rara, se vogliamo, nel senso che, secondo dati abbastanza recenti, colpirebbe il 2% della popolazione italiana, rispetto alla sensibilità non celiaca al glutine, che è condizione alla quale adesso la dottoressa Vergallo faceva riferimento anche parlando del test in doppio cieco verso placebo, che è una condizione nella quale intanto si muove su dinamiche generatrici di malattia completamente diverse dalla malattia celiaca. Un conto è la malattia celiaca, un conto è la sensibilità non celiaca al glutine, cosa per effetto della quale io il glutine lo posso anche toccare, mangiare, come dire, gestire, ma dovrò gestirlo compatibilizzandolo a quelle che sono le mie soggettive capacità di tolleranza, cosa che non può essere verificata sulla base di un pensiero, non esiste, anche perché esistono dei protocolli codificati. Il protocollo codificato standardizzato per la diagnosi della gluten sensitivity è quello di cui parlava la dottoressa Vergallo adesso, cioè questo test di provocazione orale, che consiste nel fatto che io, in maniera, come dire, in doppio cieco, nel senso che né io né l'operatore sappiamo quello che un terzo operatore esperto somministra, io devo assumere quantitativi di glutine in quantitativi crescenti per verificare se poi il glutine davvero è responsabile del mio problema, e se lo è capire anche qual è la dose di glutine a partire dalla quale io comincio ad avere dei problemi, sicché a quel punto organizzo un profilo alimentare che sia sempre un po' al di sotto di quella che è la soglia che durante la prova mi ha scatenato la sintomatologia. Questo è, come dire, fare le cose in maniera adeguata, fare le cose in maniera reale. C'è una domanda, approfitto proprio di questo spazio per dir questo, una domanda che ci viene rivolta dalla signora Cirasino, che ci dice: celiaca, intolleranza al lattosio, colite eosinofila, talassemia e sindrome di Gilbert, passo periodi tremendi di crisi, verosimilmente di diarrea, tanto da avere paura di mangiare. Ecco, la paura di mangiare è una delle cose più drammatiche che possano accadere, perché risponde a logiche di non perfetto inquadramento di quelle malattie infiammatorie da alimenti
delle quali parlavo precedentemente. Non si può avere paura di mangiare, io devo aver paura di mangiare male, ma non aver paura di mangiare. Allora, per non aver paura di mangiare, occorre che io vada a verificare la mia reale problematica, che non posso andare a verificare facendo i test delle intolleranze. La vogliamo smettere di considerare questa problematica dei test delle intolleranze? Sono falsi, sono farlocchi, sono assolutamente depistanti, sono devastanti e sono delle spese inutili. Mi assumo in toto la responsabilità di quel che dico, anche perché il Ministero della Salute, non più tardi di un anno fa, li ha dichiarati assolutamente inattendibili. Allora, non possiamo creare dei profili alimentari sulle prove delle intolleranze. Non esistono le prove delle intolleranze. Di intolleranza ce n'è una soltanto, ed è quella del lattosio, che si documenta evidentemente e classicamente facendo un test specifico che si chiama Breath Test. E comunque l'intolleranza al lattosio come patologia primaria è molto rara, perché solitamente l'intolleranza al lattosio consegue ad un danno che il mio intestino subisce quando io spesso mangio male ciò che non devo mangiare, cioè io perdo le scorte di lattasi e senza lattasi ovviamente divento scarsamente tollerante verso il lattosio. Ora, questa signora pone un problema, dice: sono celiaca, ho problematiche di intolleranza al lattosio e può starci, c'ho talassemia sarebbe uno stato anemico, bisognerebbe verificare se davvero è talassemia oppure è uno stato anemico da malassorbimento, ho una forma di Gilbert, ci può stare nelle forme da glutine, e poi c'ho questa colite eosinofila. Cos'è la colite eosinofila? È la presenza di alcune celluline nell'intestino che sono degli eosinofili, che solitamente caratterizzano uno stato allergico. E allora qui cominciano ad entrare altre dinamiche che per esempio interpellano le allergie alimentari. Quale può essere una causa possibile di colite eosinofila, che spesso si associa alla sensibilità al glutine, che sia celiaca o non celiaca? Spesso sono le allergie a metalli, spesso il nickel. L'eosinofilia spesso risponde ad un nickel mangiato in quantità massicce, sicché se io dovessi essere allergica al nickel e magari mangio alimenti stracarichi di nickel, le verdure o il celiaco, l'alimento col mais, il mais contenendo nickel, mi può procurare, ora parlo di ipotesi ovviamente, tutte da verificare e che naturalmente competono al medico, che poi sentendosi, e mi ricollego al discorso di prima, col nutrizionista, realizza un profilo alimentare che sia il più possibile corretto. Ecco, per fare un esempio, chiedo scusa alla dottoressa Vergallo se sono intervenuto, ma mi pareva giusto, come dire, aggiungere questo ulteriore tassello. Ovviamente reinterpellerò subito la dottoressa Vergallo. C'è un'ulteriore domanda, dice: io intollerante al glutine, lattosio, allergia al nichel, appunto, ernia iatale ed ipotiroidismo, allergia al nichel ed ipotiroidismo. Ne parleremo in una trasmissione dell'altro, come dire, format comunicativo che si associa al benessere a tavola lab, che è il Biomedical Report. Parleremo delle correlazioni strettissime tra nickel come interferente endocrino e tiroiditi autoimmuni. Ci sta, la tiroidite che ci sta in un nickel è frequentissima, risponde a logiche di autoimmunità. E anche questa, sta signora mi risponde, mi scrive, dice: sono spaventata dal cibo, le reazioni sono dissenteria, nausea, vomito, emicrani invalidanti, gonfiore e forte astenia. Ci sta tutto. Signora, ci sta tutto. Ci sta tutto il quadro clinico, per il quale non bisogna aver paura, del quale non bisogna aver paura degli alimenti, ma occorre soltanto portare a chiarimento il quadro, considerando che questo stato infiammatorio, tra le altre cose, mi altera drammaticamente quella variabile di cui hanno già parlato tanto la Maio quanto la Vergallo, che è il microbiota intestinale, che è l'elemento che poi esplode in maniera drammatica il quadro e che magari corretto mi porta ad una situazione di miglioramento oggettivo del quadro clinico nel suo insieme. C'è un altro argomento che ritorna spesso e ritorna anche tra le domande. Ecco, lo introduco con una domanda che mi è stata posta o che ci è stata posta, che è questa. Sono una paziente, soffro di emicrania cronica invalidante e mi hanno consigliato la dieta chetogenica. Quale sarebbe il metodo migliore? Ulteriore domanda, dieta chetogenica, vorrei saperne di più. Ilaria, vogliamo spiegare qualcosa di più della chetogenica? Certo. Quando parliamo di dieta chetogenica spesso quindi si parla di perdita di peso,
breve ed è realmente così, e la dieta chetogenica permette una rapida perdita di peso, è utile anche laddove c'è un'adiposità localizzata, fa ridurre il senso di fame. Ma in che modo? Vediamo le caratteristiche principali di questo approccio dietetico. Sicuramente si basa su che cosa? Sulla chetosi. Che vuol dire? Il nostro organismo, i nostri tessuti del nostro organismo in condizioni normali utilizzano il glucosio per produrre energia. Ma laddove c'è un digiuno prolungato o una carenza di carboidrati introdotti nella nostra dieta per un lungo periodo, mentre le riserve di glucosio nel nostro organismo sono molto limitate, solitamente si esauriscono in 24 ore in presenza di digiuno, la nostra grande riserva quasi illimitata del nostro organismo è il tessuto adiposo, da cui in condizioni normali vengono fuori, quindi sono prodotti minor quantità dei cosiddetti corpi chetonici, mentre quando siamo in una situazione di digiuno prolungato, la quantità di corpi chetonici, quindi, che viene prodotta aumenta e saranno questi quindi a essere utilizzati per produrre energia nel nostro organismo, ovvero si instaura la cosiddetta chetosi. Di dieta chetogenica ce ne sono diverse varianti, ma tutte sono concordi col fatto che si deve andare a preservare la massa magra, quindi che appunto, ovvero quindi gli aminoacidi non dovranno essere utilizzati quindi a scopo energetico, ma una dieta quindi chetogenica vede che cosa? Vede quindi deve fornire la giusta quantità di proteine che il nostro organismo richiede, ovvero è una dieta isoproteica. La quantità di proteine che vengono fornite dalla dieta chetogenica devono essere solitamente intorno al 20%, mentre la quantità di carboidrati che una dieta chetogenica ci deve apportare pari al 5% di carboidrati, soprattutto sotto forma di verdura, mentre pane, pasta e frutta vengono quindi abolite da questo tipo di regime dietetico. La quantità di grassi è pari al 75%, soprattutto sotto forma di olio extravergine di oliva, ma anche ad esempio integratori di omega 3 o omega 6 che vengono quindi introdotti in questo regime dietetico. Ritornando alle proteine, solitamente quindi vengono fornite attraverso gli alimenti o attraverso sostituti del pasto. Quindi in questo modo andiamo a preservare i meccanismi fisiologici quindi attivati da questa situazione, andranno quindi a ridurre l'eventuale uso di proteine quindi a scopo energetico, questo è molto importante. Quando andiamo direttamente quindi alla slide 5, negli anni 20 quindi, è stata per la prima volta utilizzato quindi il metodo chetogenico per curare l'epilessia in soggetti pediatrici, laddove quindi i farmaci non era possibile ancora utilizzarli. Negli anni 90 poi si è riscoperto questo regime dietetico perché è utile appunto per perdere peso in maniera rapida, ma è adesso negli ultimi anni che si è riscoperto con grande clamore proprio per il fatto che non solo quindi può essere utilizzato in epilessia, in obesità, nella adiposità localizzata, ma anche ad esempio nell'emicrania, come appunto c'è stato appunto per la domanda che ci è stata posta poco fa, la risposta è sì, può essere utilizzato questo tipo di approccio dietetico, ma non solo, anche in patologie neurologiche che si è visto nell'Alzheimer, nel Parkinson, nel diabete di tipo 2, nella sindrome metabolica, quindi insulina resistente, l'ipercolesterolemia, nell'ovario policistico, sono tutte condizioni in cui diversi studi hanno confermato che la dieta chetogenica è molto utile, questo tipo di approccio è sicuramente utilissimo. Quello che voglio sottolineare è che non può essere condotta una dieta chetogenica da soli, ovvero quindi c'è sempre bisogno che sia il medico a prescrivere questo tipo di percorso e che sia sempre un esperto quindi a condurre il paziente verso la dieta chetogenica. Ilaria, scusami, ma ci sono delle, Ilaria, ma anche Dominga, ci sono delle controindicazioni reali rispetto alla prescrizione della dieta chetogenica? Cioè la gente vuol sapere, io posso fare la chetogenica, per quanto tempo posso farlo? Che chetogenica devo fare? La devo fare con prodotti selezionati? La posso fare con prodotti naturali? Posso in qualche modo contare su un, come dire, su un approccio chetogenico che non sia rigorosamente fondato sulla bustina che devo assumere piuttosto che sul prodotto dedicato? O posso creare io un approccio chetogenico tale da poter influire positivamente su tutte le patologie di cui hai detto? E in ogni caso, questo approccio chetogenico che poi sarebbe diciamo sostanzialmente imperniato sulle proteine, invito entrambe ad intervenire, sulle proteine, è un approccio che io posso comunque protrarre a lungo o che devo comunque andare in qualche modo a modulare secondo una tempistica? E quando è finita questa tempistica, come riprendo le mie abitudini alimentari? Vi prego di intervenire entrambe. Sì,
Sì, per quanto riguarda i tempi, solitamente sono pari, il trattamento può essere condotto in un periodo che va dalle 8 alle 12 settimane, dopodiché dovrebbero essere reintrodotti, quindi carboidrati un po' alla volta, ma questo quindi ha sempre bisogno di essere supervisionato da un esperto, non può farlo l'individuo da solo, allo stesso tempo non può, questo approccio dietetico non può essere condotto in alcune condizioni, come in presenza di un'insufficienza epatica, cardiaca, in gravidanza o allattamento, non è consigliato in presenza di disturbi del comportamento alimentare, ad esempio. Quindi queste sono tutte cose, ci possono essere numerosi effetti collaterali, anche come vertigini, alterazioni del ciclo mestruale, diarrea, stizzi, quindi è importante che sia il medico a prescrivere questo tipo di regime dietetico. Più che prescrivere, a suggerire con la prescrizione, col supporto della biologa. Prego Dominga, hai da aggiungere qualcosa? Sì, in realtà la dieta chetogenica, appunto, come diceva Ilaria, dà degli effetti collaterali, però sono sempre molto transitori, perché il beneficio che ne deriva dall'utilizzo della dieta chetogenica va a vantaggio del benessere comunque generale del soggetto. E la dieta chetogenica può essere fatta naturalmente per un breve periodo, perché poi devono essere introdotti gli alimenti, e può essere fatta o con prodotti sostitutivi oppure con solo e esclusivamente gli alimenti. Quindi anche l'impatto magari economico, diciamo, della dieta in sé, in realtà in situazioni di necessità è comunque fattibile, tant'è che una dieta chetogenica non viene fatta solo per dimagrire, e una dieta chetogenica viene fatta anche viene anche prolungata nel tempo, in questo caso sì, soltanto quando la chetogenica è curativa, nei casi di epilessia, di emicrania grave, per i quali è naturale eliminare determinati carboidrati dalla dieta proprio per stare bene, insomma, nel tempo. Quindi per un breve periodo si fa soltanto per perdere peso, quel peso localizzato, come diceva Ilaria, ma può essere fatto anche a lungo termine, sempre sotto stretto controllo medico, se i quadri clinici sono di questo tipo. Cioè teniamo conto di una cosa, che la chetogenica comunque prevede, a proposito di quello che dicevo prima, poi non ci dimentichiamo che noi partiamo da un approccio immunoallergologico al problema alimentare, quindi parliamo anche di immunonutrizione, fondamentalmente è il tema dal quale siamo partiti, ma la chetogenica in un soggetto che possa avere, vedo per esempio un'ulteriore domanda che è appena arrivata, quindi provo a leggerla al volo, posso fare la dieta chetogenica avendo problemi, celiachia, diverticoli, insulinoresistenza, tiroidite di Hashimoto, e tra l'altro aggiunge sono piena di liquidi, quindi voglio dire, qui individuo una condizione proprio di specificità da infiammazione da alimenti, per la quale si può prevedere anche una problematica, appunto, non per essere ripetitivo, ma che possa ricondurre alle allergie al nichel. Allora chiedo, a vantaggio di tanti pazienti o di tante persone interessate al problema, un soggetto con allergia sistemica al nichel, con la chetogenica, come la mettiamo? Si può impostare un piano alimentare a questo punto solo ed esclusivamente con gli alimenti e non con prodotti sostitutivi, che sia tale per cui vengono inserite determinate verdure piuttosto che altre, e sì, è fattibile una dieta chetogenica in un allergico al nichel. Anche perché per il soggetto allergico al nichel si adotterebbe poi lo stesso principio che abbiamo detto per la sensibilità al glutine, cioè si andrebbe comunque a misurare preliminarmente quanto nichel potrebbe comunque assumere il paziente, e quindi correlarlo modulando l'apporto nutrizionale a quelle che sono appunto le capacità soggettive di tolleranza del paziente. Temi molteplici, lo vedete, ci sono veramente tante domande che stanno continuando ad arrivare, noi riusciamo a rispondere a quelle più immediate, poi eventualmente per le altre ci prendiamo un po' di tempo e risponderemo anche in maniera differita. Faceva parte degli appuntamenti pregressi un collegamento che era anche molto atteso da tante tante persone, che era quello con Carla Castellana. Carla Castellana
immagino di essere autorizzato a dirlo, anche perché lo abbiamo già detto altre volte, è arrivata come paziente con patologie anche piuttosto severe, voglio dire, ad un certo tipo di approccio, è stata presa in carico, ha verificato quanto un discorso di malattie infiammatorie ed alimenti potesse essere particolarmente incisivo sulla sua patologia e ha cominciato ad adottare un profilo alimentare, facendo poi di necessità virtù, cioè non trovando in commercio una serie di prodotti che potevano essere utili per le sue esigenze, ha cominciato ad interpellare il suo estro sostanzialmente, creando dei piatti specifici, dei piatti che ve lo posso garantire sono molto buoni, dei piatti con i quali lei sta nutrendosi, ma stanno nutrendosi anche tanti altri pazienti con storie complesse di allergia. Riprendiamo con grande piacere, devo dire, il collegamento, appunto i collegamenti con Carla Castellana, che nel frattempo ha costruito una sua rubrica del Cucina Bene Senza, che devo dire pure lei, pure questa rubrica di suo ha un discreto seguito. Noi ovviamente lo incameriamo all'interno dei nostri appuntamenti e oggi viene in qualche modo a ripresentarci una sua creazione che francamente non conosco e che ovviamente invito la dottoressa Dominga Maio a presentare prima appunto di passare poi la palla a Carla Castellana. Sì, in questa puntata vedremo la preparazione di un piatto unico, come dicevo prima, no? Costituito dalle tre componenti, i carboidrati, le proteine, i grassi, un piatto senza glutine, a basso indice glicemico. Presenterà un piatto di paccheri di riso alla rana pescatrice con fiori di zucchine. Quindi vediamo un po'. Vediamo. Ciao, oggi vi preparo i paccheri alla rana pescatrice e fiori di zucchina. Senza glutine, senza nickel, senza lattosio, senza FODMAP, senza soffritto. Questo piatto prevede 5 cotture. Prima cottura. Cuocere 30 g di zucchine e 40 g di carote biologiche in acqua bollente per circa 15 minuti fino a quando non saranno morbide. Una volta cotte le verdure, scolarle, sciacquarle con acqua fredda e farle raffreddare nello scolapasta. Una volta raffreddate, tagliarle alla julienne. Nel frattempo, iniziamo con la seconda cottura. Cuocere in acqua bollente 80 g di rana pescatrice piccole pescate in mare per circa 5-10 minuti. Una volta cotta, scolare la rana pescatrice. Pulire in modo da prelevare solo la polpa. Nel frattempo, terza cottura. Prendere un paio di fiori di zucchina biologici, pulirli, tagliarli e adagiarli su una teglia da forno. Spennellare con qualche goccia d'olio olivo bio. Cuocere in forno ventilato a 180 gradi per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, sfornare, cospargere con un po' di sale fino a far raffreddare. Quarta cottura. Tagliare finemente 2-3 g di scalogna. Versare il tutto in una padella. Tagliare 50 g di pomodorini idroponici nickel free, se li avete, altrimenti potete metterli. E versarli nella padella. Aggiungere la zucchina e la carota preparate in precedenza. Prendere 100 g di fiori di zucchina biologici, pulirli e tagliarli, conservando anche i pistilli. Aggiungere i pistilli al resto delle verdure in padella. Iniziare a cuocere le verdure in padella a fuoco basso e far bollire dell'acqua in un altro tegame. Dopo qualche secondo aggiungere un pizzico di sale fino. Dopo un paio di minuti aggiungere i fiori di zucchine e farli appassire leggermente. Aggiungere la polpa di rana pescatrice, aggiungere un altro pizzico di sale,
aggiungere 40 ml di acqua e cuocere a fuoco basso per circa 5-10 minuti. Tritare finemente un po' di prezzemolo, se consentito ovviamente, e aggiungerlo a cottura quasi ultimata. Quinta cottura e ultima, cuocere 80 g di paccheri di riso per circa 4-5 minuti in acqua bollente nel tegame preparato in precedenza e aggiungere un pizzico di sale grosso. Scolare i paccheri nello scolapasta e saltarli in padella con il sughetto. Aggiungere un filo d'olio. Impiattare aggiungendo i fiori di zucchina cotti in forno precedentemente. Il piatto è pronto, un primo leggero dal sapore mediterraneo e intenso, gustosa combinazione di terra e mare grazie all'unione della rana pescatrice e dei fiori di zucchina. Grazie per aver visto il video e spero di essere stata utile. Ovviamente le mie ricette non vogliono essere una regola, ma un'idea di quello che si può preparare. Pertanto si consiglia di attenersi alla lista dei vostri specialisti di fiducia e di sostituire alcuni alimenti non concessi con quelli a voi permessi e consigliati. Se volete, seguitemi su Cucina Benesenza e sui vari canali social. Grazie. Devo dire, sempre più elaborato il piatto della Carla, più elaborati i piatti della Carla, devo dire questa volta mi è sembrato davvero molto elaborato, oltre che indiscutibilmente gustoso. Avete da aggiungere qualcosa sul piatto che avete visto? Beh, semplice, comunque semplice da fare, quindi molto utile anche il fatto dell'utilizzo del pesce, perché non dobbiamo dimenticarci che non esiste solo la carne, esiste anche il pesce nelle diete, perché con il pesce noi riusciamo anche ad inserire sali minerali importanti all'interno di una dieta, che magari vede una restrizione di verdure, ad esempio una dieta a basso contenuto di nichel. Quindi lo consiglieremmo a chi questo piatto, per esempio? Questo piatto è un piatto a basso indice glicemico, è un piatto anche privo di elementi che possono fermentare nell'intestino di un soggetto appunto con una disbiosi fermentativa, ma in realtà a tutti, perché sicuramente è di una bontà indiscussa. Bene, allora... ovviamente questa puntata, come tutte le altre, resterà su queste postazioni. Peraltro oggi apriamo anche questa collaborazione che ci riempie di orgoglio. Non l'ho detto prima, mi riservavo questa conclusione, questa interazione che insomma ci inorgoglisce sicuramente, che sicuramente amplierà ulteriormente come dire, l'audience di queste nostre trasmissioni, che hanno soltanto la voglia, unica voglia, di promuovere un certo tipo di informazione, magari in formulazione la più fruibile, la più dinamica e, se vogliamo, anche la più semplice, ma anche la più utile possibile. Quindi apriamo la collaborazione con il gruppo ADN Kronos Sanità, che in qualche modo ci supporterà allargando molto, e ripeto, è una cosa che veramente ci riempie d'orgoglio, è un progetto che stiamo condividendo con l'agenzia appunto ADN Kronos. E con loro settimanalmente appunto provvederemo a lanciare ad una platea decisamente più ampia rispetto a quella che ci ha seguito sui canali Mauro Minelli piuttosto che Facebook eccetera, allargherà ulteriormente appunto la platea di un'utenza che sappiamo essere particolarmente accorta e attenta appunto a questa tematica. Quindi queste puntate e anche le ricette stesse della Castellana ve le ritroverete diciamo all'interno di queste postazioni, perché saranno comunque sempre fruibili. Alla fine, e davvero mi avvio a conclusione, abbiamo provato a fornire delle regole semplici, delle regole che sostanzialmente riattribuiscono coerentemente anche al termine dieta
quel reale significato etimologico di Aitak, cioè modo di vivere, quindi regime di vita, non soltanto rapportato alla razione alimentare che obbligatoriamente per ragioni fisiologiche in qualche modo ci interpella, ma anche relazionato ad una serie di variabili, tante e diverse, che sono la tipologia del cibo, la tipologia delle bevande, sicuramente il movimento, il riposo, il sonno, la veglia, tutto quello che in qualche modo può entrare nell'arco, nell'ambito vitale di quelli che sono appunto gli stili di vita. E questi stili, questo modello comportamentale che parte da un'alimentazione corretta e di qualità perché cucita addosso ad ogni singolo individuo, e che andrebbe sostanzialmente considerato come un'autentica filosofia di vita ad un certo punto, dovrebbe probabilmente trovare lo spazio che merita in un discorso di formazione, ma anche di informazione, da somministrare con cura, con attenzione e anche con continuità. Un po' è la nostra scommessa, un po' è il nostro impegno, un impegno al quale sappiamo voi aderite sempre con numeri importanti, anche con entusiasmo, e al quale ovviamente vi continuiamo ad invitare in modo tale da poter condividere appunto impressioni e anche orientamenti appunto condivisi. Noi ci vedremo con la prossima puntata del Benessere a Tavola Lab, credo che sia il 2 ottobre, correggetemi se sbaglio, venerdì 2 ottobre, parleremo di un altro tema che ci viene anche molto richiesto, cioè la nutrigenetica, e cioè impostare la dieta sulla base del DNA. Anche qui, voglio dire, insomma, la situazione veramente meriterebbe e meriterà di essere affrontata con attenzione. Non si può costruire una dieta, cioè il DNA non ci dà informazioni precise sulla tipologia dello schema alimentare da seguire. Per carità, ci dà delle indicazioni, quello sicuramente sì, ma anche questo va costruito secondo un format molto definito e ovviamente molto molto come dire, da approfondire in maniera molto specifica. Quindi venerdì 2 ottobre con Benessere a Tavola Lab, venerdì prossimo, che credo sia 25 settembre, invece ritorna, dopo la prima puntata in cui abbiamo parlato di Covid e ambiente, ritorna l'appuntamento con Biomedical Report. Questa volta ci sarò io insieme al professor Giorgio Calabrese, immagino conosciuto da tanti per le sue performance televisive. Parleremo della importanza della stagionalità nella dieta, laddove la stagionalità non è soltanto, come dire, la stagione dell'anno e quindi la facoltà di scegliere gli alimenti a seconda delle stagioni, ma per stagionalità si intende anche le stagioni della vita e quindi come in qualche modo gli schemi alimentari debbano seguire appunto l'andamento della vita e quindi le necessità e quelle che sono le esigenze variamente legate appunto alle diverse età dell'uomo. Ecco, di tutto questo parleremo nelle prossime settimane. Nel frattempo, anche a nome della dottoressa Dominga Maio e della dottoressa Ilaria Vergallo, che come sempre ringrazio per la competenza e per la disponibilità, da parte nostra appunto vi giunga il nostro intanto ringraziamento, ma anche il nostro saluto più affettuoso, con un rimandarci appunto alla prossima trasmissione. Arrivederci. Arrivederci. Thank you.